dialogo è importante per un motivo fondamentalmente, perché nel dialogo si presuppone, se ben fatto, l'irriducibilità dei dialoganti l'uno all'altro. Cioè le verità trasmesse da uno degli altri rimane irriducibile. E questo è per esempio profondamente vero di tutta la tradizione dialogica delle opere di Platone. Se uno ci pensa bene, alcuni personaggi di Platone che vengono sconfitti da Socrate, che vince sempre naturalmente con la sua maieutica, sono personaggi che, come nelle opere shakespeariane, letteralmente mantengono una loro luce e sono personaggi autonomi, rimangono come tale, anche quando vengono sconfitti hanno una loro personalità filosofica. Basta pensare a Callicle, a Protagora, a Trasimaco della Repubblica, personaggio straordinario che definisce la democrazia la giustizia, definisce la giustizia come l'utile del più forte, e l'intera Repubblica, cioè uno dei capolavori della filosofia occidentale, non solo della filosofia, anche un capolavoro letterario, in realtà è un libro che non riesce a rispondere a questa domanda. E questo è molto interessante. Ma perché nella natura del dialogo c'è l'irriducibilità, il rispetto dell'altro? Non c'è il gioco, diciamo così, dell'assorbimento dell'uno nell'altro. Ecco perché, lo ritengo anche da un punto di vista, diciamo, etico, oltre che epistemologico, importante. Questo dato. Ora, le domande che mi sono fatte sono di un certo tipo. Che codice ho usato io con gli studenti? Perché cito Platone? Non a caso. In molti casi ho usato il codice dei miti. E qui si pone un problema, che è squisitamente della storia della filosofia, ma che è un grande problema generale. Che ruolo hanno i miti? Per esempio, per tutto l'Ottocento, e ancora sotto, ancora noi oggi lo pensiamo, i miti li consideriamo sì poetici, sì fantastici, ma in qualche modo nella gerarchia della razionalità di serie B. Perché poi abbiamo la ragione scientifica, abbiamo quelle robe lì, la logica, quelle cose formidabili che abbiamo, la coerenza. I miti stanno un po' lì. Di solito diciamo che i miti sono tipici, in gran parte sbagliando, ma insomma che sono tipici dei paesi, delle società orali, un tempo si diceva dei primitivi, con un tocco un po', un accento abbastanza razzistico. Primitivi sono uomini dei primi tempi, cioè quelli che come eravamo noi ma tanti secoli fa, poi noi siamo cresciuti. Cioè l'idea che il mito è una forma di comunicazione, non dico inferiore, però in qualche modo non commensurabile, e comunque di livello diverso, di livello, diciamo così, sì, in un certo senso inferiore rispetto alla cosiddetta razionalità. E d'altra parte i greci avevano effettivamente distinto, l'aveva distinto Platone, l'aveva distinto fortemente Aristotele, fra mutos mito, mito, già tradurre mutos mito è un problema, e logos. Noi di norma traduciamo mito e ragione, mito, qualcosa di questo genere. In realtà si dimentica che nella tradizione greca mutos e logos sono parole sorelle, non sono antitetiche, perché entrambe a regola significano parola, però se è una parola posta in modo diverso. Da un lato attraverso il modello, diciamo così, tra virgolette mitico, all'altro con una certa coerenza che è di tipo logico. Ma i greci non vivevano questa cosa in maniera così oppositiva come poi l'abbiamo vissuta noi. Tant'è vero che se uno prende la metafisica di Aristotele, nel primo libro, nel primo capitolo, Aristotele dice che il filosofo è molto vicino al philomutos, a colui che ama i miti, colui che ama la sapienza o che desidera la sapienza, ma non dice che è superiore, dice addirittura che c'è un legame molto stretto fra l'amore per i miti e l'amore per il sapere. E c'è una logica, perché per esempio il grande testo della tradizione greca, i grandi testi, l'Ilia e l'Odissea, hanno sempre avuto questa straordinaria funzione di essere miti, ma anche grandi testi,
venivano utilizzati come testi anche giuridici, come modi comportamentali, cioè era un tipo di riferimento di questo genere. Qual è il punto, allora? Se io uso i miti, a che livello mi attesto della filosofia rispetto al logos? È un livello inferiore? Questo è un problema. Voi sapete meglio di me che Platone ha usato un linguaggio in alcuni testi, il Parmenide, diciamo molto elevato, molto rarefatto, molto astratto, ma ha anche usato i miti, leggendari miti, che sono in realtà allegorie, ma che lui chiama mutoi, quindi sono miti, alcuni famosissimi, da quello della caverna a tanti altri. Hegel, per esempio, aveva scritto dicendoci, ma i miti di Platone in fondo sono un po' la serie B di Platone, cioè sono la parte inferiore, è la divulgazione. Se tu vuoi trovare in Platone la vera filosofia, devi andare negli ultimi grandi testi, il Parmenide e il Teteto, che sono astratti, non trattano miti, hanno un'altra, hanno un altro tipo di dimensione, sono più rarefatti, più astratti, perché la filosofia è astratta. Io penso che Hegel avesse torto, e non sono il solo a pensarlo naturalmente, perché il vero problema non è il contrasto mutos-logos, ma è nemmeno il fatto che siano la stessa cosa, perché non sono la stessa cosa. Il vero problema è che l'uso del mutos o l'uso del logos ci porta a mondi che secondo me fra di loro sono sì traducibili ma anche irriducibili. Cioè, non è che il logos è superiore al mitos, non è questo il punto, non è che la ragione è superiore al mito. Sono due modi diversi di dotare di senso le cose che ci diciamo. Il problema è il senso, non è una maggiore o minore verità. E questo vuol dire, ma questo non lo dico io, voglio dire, molti lo sostengono ovviamente, vuol dire che se tu hai il codice mitologico non è un codice di una verità inferiore rispetto a quello del logos, è una modalità diversa. Cosa significa questo? Significa che alcune profondità di riflessione che raggiungi attraverso i miti non li puoi raggiungere attraverso il logos. Ed è vero anche il contrario, attenzione, io non sto dicendo che sono la stessa cosa e il logos non vada bene. Alcuni livelli, essendo noi esseri parziali, alcuni livelli raggiunti dal logos di profondità non possono essere raggiunti dal mitos. Sono due modalità che ci raggiungono, ci permettono di dare senso e profondità di tipo diverso. Perché noi siamo esseri parziali, non abbiamo il discorso totale. Qualunque strumento noi usiamo, mentale o non mentale, è comunque uno strumento parziale. E quindi sono modalità diverse. Che cosa sto dicendo con questo? Sto dicendo che se i bambini non hanno la cultura del logos, nel senso che non hanno letto il Parmenide, e probabilmente non è il caso di rompere loro le scatole col Parmenide, questo non vuol dire che fanno una filosofia minore e non vuol dire che io insegno una filosofia divulgativa, mi degno di raccontare qualcosa di più semplice a questi bambini, poi vado, cambio stanza, vado all'università e faccio il seminario molto rarefatto di ente, di essere, di metafisica con i miei allievi e i miei colleghi. Non è esattamente così. E non sto negando l'importanza dei seminari specialistici che hanno una loro importanza, attenzione. Sto solo dicendo che sono due livelli e modalità diverse che ci portano a sensi e a profondità diverse. Quello che trovi, per esempio, nelle riflessioni con i bambini, ci sono delle pensate, delle forme di riflessione, delle profondità che probabilmente non raggiungi col metodo astratto e rarefatto. Cioè stiamo parlando in sostanza, e questo è un punto per me importante, del fatto che noi utilizziamo linguaggi, e questo è vero non solo per il mutos e per il logos, linguaggi che sono, secondo me, tutti irriducibili l'uno all'altro e tutti traducibili, come è vero di ogni traduzione.